attraverso un accordo che abbiamo stipulato con l'AIRE, l'Associazione degli Industriali del Reventino, io tempo fa proposi l'idea di vaccinare presso l'UCCP, perché come ben sapete nel piano vaccinale era previsto la vaccinazione di tutto il personale delle varie aziende in tutta Italia. Quindi, seguendo quello che è stata una normativa del piano vaccinale nazionale, proposi al gruppo dell'AIRE di poter vaccinare in tutta sicurezza, perché la vaccinazione presso le aziende presenta comunque dei problemi, essendo dei punti da validare prima di poter usufruirne come punti di vaccinazione. Proposi invece di fare le vaccinazioni in un ambiente sicuro, con quelli che sono i locali delle unità complesse di cure primarie, per cui hanno aderito con entusiasmo quasi tutti gli imprenditori del Reventino, e praticamente abbiamo concluso la prima fase di vaccinazione per tutti gli operai di queste industrie, circa 300-350 persone, sempre nel rispetto di quelli che sono i piani vaccinali. Infatti li abbiamo divisi in due step, prima over 40 e poi sotto gli over 40, per rispettare quelle che sono le direttive nazionali, e ritengo, come dire, che abbiamo fatto un'azione meritoria sia come industriali che come unità complesse di cure primarie, in quanto abbiamo messo in sicurezza quello che sono un fiore all'occhiello della realtà industriale del Reventino e del nord del Catanzarese, in quanto il nucleo industriale di Soveria, dove si insiste l'AIRE, è sicuramente una delle realtà più importanti che abbiamo all'interno del non solo del Catanzarese, ma ritengo del distretto industriale dell'intero Calabria, con aziende di grande rilievo nazionale e internazionale. E quindi ritenevo doveroso, per una struttura come la nostra che si occupa, come dire, di prevenzione e di cura sul territorio, dare un occhio di riguardo a queste attività imprenditoriali. Ritengo che sia stato un grosso successo, è stato fatto in tutta sicurezza, senza problemi. Ritengo che sia stato fatto un'opera meritoria da parte sia degli industriali che dell'UCCP. C'è da dire che noi dovremmo poi pensare a una maggiore sinergia tra l'ospedale e le attività territoriali, perché vedete, UCCP e ospedale non sono due cose in conflitto tra di loro o in competizione, in quanto l'ospedale è una realtà che si dovrebbe occupare di acuzia, cioè là in ospedale dovrebbero andare tutti i pazienti che hanno la necessità di essere ricoverati in ospedale perché sono delle acuzie, mentre le strutture territoriali, quale l'unità complessa di cure primarie, si dovrebbe occupare di fornire tutti quei servizi che non debbono ricadere sulle spalle dell'ospedale. Nel Reventino io credo che si possa realizzare una sinergia del genere. Tra l'altro il nuovo piano atto aziendale prevede un potenziamento dell'ospedale di Soveria Mannelli, e se noi mettiamo insieme un potenziamento delle strutture territoriali con un potenziamento delle strutture ospedaliere, io ritengo che la zona del Reventino, il comprensorio del Reventino, dal punto di vista sanitario possa essere al top non solo in Calabria, ma uno degli esempi più virtuosi a livello italiano.